Allora, mi sono vestito elegante perché c'è da presentare la nuova stagione e come avete letto dal titolo sarà una vera e propria rivoluzione la YouTuber League 24-25. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo video molto 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 importante perché la YouTuber League oggi si modifica completamente in vista della nuova stagione. Qualche giorno fa su YouTube, lo sapete, è uscita la finalissima con la vittoria del Napoli che si è laureata campione strappando il titolo alla Juventus che per il secondo anno di fila perde in finalissima e strappandolo soprattutto dalle mani della Lazio che era la squadra campione in carica. Oggi siamo qui per presentare tutte le novità, anzi sono qui perché sono da solo in questo momento, per presentare tutte quelle che saranno le novità in vista della prossima stagione. Vi anticipo già qualcosa, aumenteranno le squadre, ci saranno più partite, di conseguenza anche gli eventi si modificheranno in modo molto molto importante, sia per location che per struttura. Poi vi ricordo di seguirmi su Instagram, Fede Marconi, con trattino basso all'inizio e alla fine, e soprattutto sul profilo della YouTuber League, perché oggi vi parlo di una struttura che su Instagram potete trovare, così come tra qualche giorno troverete il regolamento ufficiale della competizione e tra qualche altro giorno il calendario, perché abbiamo pensato che insomma fosse giusto, vista la nuova struttura che adesso andiamo un attimo anche a spiegare, un po' come in Serie A anticipare tutto quello che sarà il calendario stagionale con città annesse, con partite annesse. Ovviamente per le date un po' più lontane c'è da definire, vanno confermate, a differenza delle prime che sono già ufficiali e su Instagram le vedrete. Detto questo, voglio ringraziare, ci tengo proprio a ringraziare i miei collaboratori, Mirko Mastro5, il direttore operativo della YouTuber League, Michele Rapolla che gestisce i social, tutti i tecnici, perché ve lo dico ragazzi, organizzare la YouTuber League, soprattutto con questa nuova struttura, abbiamo dedicato tutta l'estate a soltanto immaginarla e poi metterla in pratica, è davvero difficile. E anche per un discorso di gestione economica, perché non vi ho mai nascosto, senza però portarlo neanche troppo avanti perché non mi sembra giusto, che sia molto dispendioso organizzare anche un singolo evento della YouTuber League. Nel mio caso specifico, per migliorare la mia gestione economica, mi sono affidato a Fisco Zen e meno male, fidatevi. Ma lo dico anche per voi, meno male, perché so che molti ragazzi che mi seguono possono capirmi. Magari vi capita di organizzare piccoli o grandi eventi e quindi avete sicuramente bisogno di partire da un punto. Io personalmente ho deciso di condividere con voi proprio per questo la mia esperienza, così da potervi, spero, anche essere utile. Considerate che Fisco Zen è il servizio per la gestione della partita IVA. Vi offre un commercialista dedicato da contattare via chat, mail o telefono. Insomma, sarete completamente seguiti nel vostro percorso. Inoltre, avrete a disposizione una dashboard da cui svolgere tre attività fondamentali: emettere fatture elettroniche illimitate, vedere la previsione delle tasse e dei contributi in tempo reale, verificare le prossime scadenze e adempimenti. Ah, dimenticavo, l'apertura della partita IVA e la dichiarazione dei redditi sono incluse nell'abbonamento. Quindi, detto tra noi, che state aspettando? Cioè, io personalmente da quando mi sono rivolto a FiscoZen vedo di avere tutto sotto controllo e questa cosa mi fa stare molto più tranquillo. Quindi, fatelo anche voi. Ma ora torniamo a noi e cominciamo a parlare seriamente della struttura della nuova YouTuber League. Il primo cambiamento fondamentale è il numero delle squadre, perché fino allo scorso anno, per le prime due edizioni, come sapete, sono state presenti 6 squadre. Il primo anno divise in gironi nord e sud, il secondo anno abbiamo provato a fare un passo in avanti anche da un punto di vista organizzativo, perché non è stato semplice, mischiando i gironi, sorteggiandoli prima della fase d'andata e nuovamente prima della fase di ritorno. E poi, lo sapete, c'erano queste due finali intermedie, le vincenti si affrontavano in finalissima e così è stato. Ora, perché vi parlo di rivoluzione? Perché si aggiungono due squadre alle principali 6 e le avete scoperte su Instagram. Una è entrata come squadra ufficiale quest'estate, l'Hellas Verona. L'altra è entrata come squadra ufficiale qualche giorno fa ed è il Parma, a cui ridò il benvenuto. E queste due si aggiungono alle 6 principali, alle 6 sorelle delle prime due edizioni della YouTuber League. Tutte queste 8 squadre saranno inserite all'interno di un girone unico per la prima volta nella storia della YouTuber League, e quindi tutti contro tutti, girone di solo andata, perché stiamo calmi, cioè fa pure ritorno, mi sembrava impegnativo per il momento, però partiamo solo dall'andata. Quindi, per farvi capire, prendiamo come esempio la squadra di cui sono capitano, la Roma. La Roma lo scorso anno, visto che non ha raggiunto né la finale d'andata, né la finale di ritorno, né tantomeno la finalissima, ha giocato 4 partite in tutta la stagione, le due giornate del girone della fase d'andata e le due giornate del girone della fase di ritorno. Quest'anno, senza partite bonus, ogni squadra gioca un minimo di 7 partite, quindi mi sembra un bel
bel passo in avanti anche per sentirsi più coinvolti nella competizione, divertirsi di più, essere più attivi e soprattutto più presenti con video che escono e più presenti come eventi, saremo un po' più costanti. Poi che succede alla fine della stagione? La classifica si divide in due. Le prime quattro vanno a fare la Final Four. In che modo però? Abbiamo pensato che la prima, che è prima appunto per tutto quello che ha fatto durante la stagione, debba effettivamente avere un vantaggio concreto. E quindi abbiamo preferito evitare la classica cosa legata alla prima affronta la quarta, la seconda affronta la terza, cioè due semifinali e poi la finalissima. Abbiamo pensato quest'altra cosa. La quarta classificata affronterà in un primo turno a eliminazione la terza. Chi vince affronta la seconda, che quindi gioca una partita in meno. E poi chi vince va in finale contro la prima, che quindi, ripeto, è già in finale. Chi arriva primo durante la stagione ha questo vantaggio. Immaginate un evento singolo di Final Four, spalmato su 3 giorni. Una squadra magari arriva a giocarsi la finale riposata, penso appunto alla prima. L'altra, invece, se fosse la quarta addirittura, giocherebbe 3 partite in quei 3 giorni. Quindi caos totale, stanchezza totale, però che bello. Quindi questo è il primo punto importantissimo da analizzare. Tutto questo sarà compreso in un periodo tra fine ottobre, partiremo in una data non troppo lontana e ripeto, seguiteci su Instagram perché lo scoprirete, e giugno. Più o meno. E voi direte, come fai a fare tutte queste partite in questi mesi? Cioè, non sono poche, no? Un'altra grande variazione rispetto allo scorso anno è la struttura degli eventi. Lo scorso anno, lo sapete, ogni evento era composto, parlo di YouTuber League, non di Summer Cup, ogni evento era composto da una partita. Ci vediamo a Milano per Milan-Juve, ci vediamo a Roma per Roma-Napoli. Bene, quest'anno ogni evento sarà composto da due partite e quindi durerà anche un po' di più. L'esempio concreto è che nello stesso evento potrete vedere, non so, il derby di Roma e Napoli-Parma, la butto lì. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Poi usciranno comunque 2 video. Ogni video sarà dedicato a una partita, quindi un totale di 28 video solo di regular season, togliendo la Final Four a cui poi penseremo. E questo significa essere più presenti anche con voi. Cioè uscirà in media un video a settimana. È un impegno da parte nostra, ma volevamo alzare il livello e coinvolgervi sempre di più, rendendovi partecipi e protagonisti, lo sapete sempre, ascoltando anche quelli che sono i vostri consigli, della cosa che amiamo noi, che è questo campionato. E quest'anno più degli altri anni posso chiamarlo così, è un vero e proprio campionato a girone unico. E quindi, 2 partite a evento in quali città però? Anche questo è un cambiamento rispetto allo scorso anno, perché sono un po' diminuite da questo punto di vista le città. La maggior parte degli eventi, per motivi organizzativi, sarà a Roma, al centro sportivo Don Orione, casa della Boreale, dove facciamo eventi da un annetto, dove abbiamo anche fatto la YouTuber Summer Cup. Questo per quanto riguarda la maggior parte degli eventi, non tutti, perché poi avremo sicuramente 2 eventi a Verona, Verona che è squadra ufficiale, e quindi abbiamo scelto insieme alla società di organizzare 2 eventi da loro. Al momento non sono previsti eventi a Parma, poi vedremo, parlando sempre di squadre ufficiali. Ne sono previsti anche 2 a Napoli, perché ragazzi, lo sapete, ho un debole io, a qualcuno starà bene, a qualcun altro no, però la città di Napoli secondo me rappresenta appieno, con quella di Roma anche, il senso della YouTuber League, perché per noi la cosa più bella è fare eventi in cui dei creator, non dei calciatori, dei creator, giocano a calcio con dei tifosi di quella squadra. È bellissimo giocare con la spinta del pubblico o con il pubblico che ti fa contro anche in alcuni casi, no? Pensiamo a Napoli-Juve per esempio. Queste sono le 3 città. Al momento sono 3. Poi, ovvio, nell'arco della stagione, con il calendario che poi scoprirete, a me piacerebbe fare, per esempio, il derby di Milano a Milano. Al momento, però, non è previsto. Vi faremo sapere più avanti. Insomma, che dite? Per ora siete carichi? Le vedete delle novità importanti? Considerate che ci siamo soltanto scaldati. No, beh, scaldati non è vero. Però adesso ce n'è un'altra molto importante, l'ultima. Ma che novità, signori? La costruzione delle rose e, calmi, l'asta. Che vuol dire questa cosa? Allora, la scorsa stagione come funzionava? C'erano rose non fisse da 8 giocatori in campo più 2, quindi si andava alla partita in 10. Ed è vero, cercavamo di mantenere più o meno la stessa squadra tutto l'anno, però se mancava un giocatore veniva sostituito con uno di pari livello, ci si adattava in base all'avversario. Perché? Perché il nostro obiettivo era quello di, non sempre ci siamo riusciti, ma ci abbiamo provato sempre al massimo, di fare delle rose, delle squadre equilibrate. Ecco, adesso giù di commenti negativi, già ve conosco. Ci abbiamo provato,
abbiamo capito che non era la strada giusta e qui infatti voglio arrivare. Perché? Perché è difficile, perché non sei su FIFA che una volta che fai i livelli tizio ti performa sempre allo stesso livello. Magari è fuori forma, magari è in forma ma non mette dentro il pallone e la squadra colpisce tre pali e perde 4-0 e quindi voi pensate squadre squilibrate. Non era la strada giusta, però così funzionava. Quindi convocazioni 10 da una parte, 10 dall'altra, 8 in campo perché è un torneo di calcio a 8, più due sostituzioni da effettuare durante la partita. Quest'anno cambia questa cosa. In che modo? Intanto ci sono rose fisse. Rose fisse significa che a inizio stagione noi presenteremo quelle che sono le rose di ogni squadra e se manca uno viene sostituito da un altro componente della rosa, non da un esterno. L'unica deroga è per i portieri, perché non abbiamo immaginato portieri di riserva, ma soltanto portieri d'ufficio. Quindi se manca Ragnar, per esempio, si può andare a pescare fuori dalla rosa un portiere di riserva, così come lo stesso portiere magari giocherà un'altra partita con la Roma se dovesse mancare Pechini, esempio, ok? Però sui portieri è un discorso a parte. Concentriamoci sulle rose. Si allungano, altra cosa, non più da 10 ma da 13, quindi 13 componenti all'interno di una rosa. Divisi come però? 8 di questi sono giocatori fissi, cioè già presenti all'inizio, diciamo, del calciomercato all'interno della rosa. Ve lo anticipo, pre-asta. E sono giocatori, quelli sì, stimati sulla base di un equilibrio, quantomeno teorico, vale a dire c'è un portiere, tot giocatori scarsi, tot giocatori medi, tot giocatori top, per ogni squadra, più o meno. Questo equilibrio vale soltanto per gli 8 iniziali. E adesso vi racconto quali sono, un attimo di pazienza, perché prima vi dico che succede dopo. Dopo succede che, come vi dicevo, la rosa è composta da 13 giocatori alla fine e quindi ne mancano 5 da questi 8 per arrivare a 13. Come facciamo a completare le rose? Tramite l'altra grande novità di quest'anno, che è l'asta. In questa asta abbiamo inserito 40 giocatori, 40 creator, più o meno forti. Ci sono alcuni top, ci sono alcuni medi. E da quest'asta ogni squadra potrà acquistare 5 giocatori. Acquistare tra virgolette, perché si useranno dei crediti fittizi, un totale di 250 crediti a squadra. E quindi, essendo 40 giocatori e 8 squadre, fate per conto, ogni squadra ha la certezza di poter prendere 5 giocatori. Però qui che succede? Non ci sono tutti i giocatori di pari livello all'interno dell'asta. E quindi sarà la capacità del rappresentante della squadra, uno per squadra, quindi di quegli 8 lì. Il più bravo potrà fare un'asta migliore e quindi avere una squadra più competitiva. Il meno bravo, comunque quello che gestirà meno bene l'asta, farà un percorso più negativo e avrà una squadra di partenza magari meno competitiva. Quindi da questo punto di vista l'equilibrio non esiste più. Non esiste più, sarà responsabilità delle squadre fare bene l'asta, concordare bene quelli che sono i giocatori da prendere, perché magari a una squadra può servire più un difensore, a un'altra può servire più un attaccante. Quindi sarà abbastanza interessante vedere quello che succederà, perché a me può servire un difensore, ma magari non investo abbastanza crediti, me lo soffiano all'ultimo e quindi rimango senza difensore tutto l'anno. È molto interessante questa cosa, perché crea una scala a quel punto di livelli, prima dell'inizio della stagione, e quindi sì, gli equilibri scompariranno, non vorrò più sentir parlare di ma non sono equilibrate. Non esiste. Non esiste anche perché una volta che le squadre sono state fatte di partenza e quindi le rose sono al completo, come vi dicevo, sono da 13. Però alla partita andranno a giocare in 10, quindi 3 rimarranno a casa. E come funzionano qui le convocazioni? Cioè chi decide? I capitani. Quindi ogni squadra sarà responsabile di se stessa. L'organizzazione, e cito soprattutto Mirko Mastrocinque in questo senso, il direttore operativo, mette a disposizione tutti degli strumenti, ma poi dipende dai capitani. Ci sarà un regolamento che prevede un minimo di presenze e adesso vi spiego come funziona anche quest'altro passaggio qui, però poi le convocazioni vengono scelte dai capitani. Se uno non viene convocato a una partita, non è colpa di Mirko, non è colpa di Federico, è colpa, insomma è scelta del capitano di quella squadra. E quindi questo ci permette di divertirci un po' di più, di responsabilizzare le squadre singole e mettergli il destino nelle proprie mani. Questo ci piace onestamente tanto. Detto questo, vi anticipo due passaggi importanti del regolamento che meritano, oltre a essere scritti su Instagram, di essere presentati in questo video. Così avete le prove di tutto, siete a conoscenza anche se non ci seguite su Instagram. E poi, prima di chiudere il video, vi racconto, vi mostro gli 8 iniziali di ogni squadra. Così magari nei commenti ci raccontate anche secondo voi ogni squadra di cosa bisogno. Partiamo però dal regolamento. Il minimo di presenze, vi raccontavo. Ogni giocatore, per forza di cose, dovrà fare almeno una presenza in tutta la stagione, quindi una presenza in 7 partite, fondamentalmente. Per presenza non si intende tutta la partita, che sapete dura 60 minuti, due tempi da 30, ma si intende 15 minuti, quindi un minimo di 15 minuti. Questo per quanto riguarda tutti i giocatori. Per quanto riguarda invece i giocatori considerati scarsi, quelli che lo scorso anno avevano l'obbligo di giocare un minimo di 30 minuti, quest'anno
hanno l'obbligo di giocare un minimo di 15 minuti. Che non significa un massimo, solo un minimo, possono anche giocare di più. In ogni caso, un minimo di 15 minuti non in tutta la stagione, ma a partita. Quindi in ogni partita, ogni squadra dovrà convocare almeno uno scarso, perché magari neanche di più in squadra, ma almeno uno va convocato e deve fare un minimo di 15 minuti. Questa cosa è importantissima, perché altrimenti, se questa cosa non viene rispettata, lo sapete, si paga con il 3-0 a tavolino. Lo diciamo qui, così a differenza di quanto è successo lo scorso anno, lo sapete tutti. Altro aspetto del regolamento di cui voglio parlarvi è la regola dell'espulsione, perché anche questa qui secondo me va chiarita, è stata leggermente modificata rispetto al passato. Come funziona l'espulsione nella nuova YouTuber League? Il giocatore espulso non può rientrare nella stessa partita e, a differenza dello scorso anno, dovrà saltare quella successiva. All'interno della stessa partita, la squadra, per esempio c'è un espulso nella Roma, la Roma dovrà giocare per 10 minuti con un uomo in meno, quindi in 7 contro 8, tranne nel caso in cui dovesse subire gol in quei 10 minuti. Quindi se dopo 2 minuti dall'espulsione la Roma prende gol, può rientrare un altro giocatore subito, quindi non bisogna aspettare altri 8 minuti per arrivare a 10, ma può rientrare subito, ovviamente un altro giocatore, non quello che è stato espulso. Come vi dicevo, l'espulso salterà la partita successiva, quindi ci sarà una vera e propria giornata di squalifica. Ma se Mirko Mastrocinque, ovvero il direttore operativo, dovesse ritenere il comportamento che ha portato all'espulsione antisportivo o violento, potrà decidere di aumentare anche le giornate di squalifica, magari a 2. Questo per quanto riguarda l'espulsione. Ammazza che fatica, oh! Avete capito tutto? Perché ve lo rispiego, cioè in caso ve lo risentite. In ogni caso, prima di chiudere il video, come promesso, vi mostro e vi racconto chi sono gli 8 fissi, quindi gli 8 iniziali per ogni squadra della nuova YouTuber League. Qualcuno lo conoscete perché su Instagram sono usciti degli Here We Go, sostanzialmente, o We We Go, come direbbe qualcuno. E quindi dei nuovi acquisti proprio presenti negli 8 iniziali. Penso a Lopez nella Roma, penso al boss della tecnica nella Lazio. Detto questo, gli 8 di ogni squadra sono i seguenti. Nel Napoli c'è Dario, poi Fius, Mirko, Super Allan, Matthew, Sciale, Chianese e Crispo. Nella Juventus, Instakeeper, Kinoshi, La Maschera, Nico Footwork, Just Ron, Davom, Zachigno e Campolunghi. Nella Lazio, DC System, Baldi, Gigi, Lorenzo Roma, Iaio, Varamo, Stramacci e il boss della tecnica. Nel Milan, Ragnar, Zoccolo Duro, Berlini, Lazza, Brogna, Bucci, Samuel e Steve. Nella Roma, Pechini, Principe, Sickwolf, Ivan Grieco, Marconi, Lopez, Cruz e il boss del freestyle. Nell'Inter, Dile, Insa, Isaac, Ematosci, Gnabry, Fratino, Pierino che torna in campo dopo l'infortunio e sono contentissimo, gli mando un bacione, e Stefano Raimondi. Poi le ultime due arrivate che esordiscono in YouTuber League, il Parma l'abbiamo già visto in Summer Cup ma esordisce in YouTuber League. Gli 8 del Parma sono Vitto GK, Danese, Nidal, Fed Freestyle, Federic 95 Ita, Jay Pata, No Wick e Venom. Gli 8 del Parma invece sono Antoine, Esector, Replica, Edodinu, Italo, Crazy Fat Gamer, Callari e Venanzio. Insomma, avete visto che in ogni squadra manca qualcuno. Penso a Rapolla e Pellegrino nella Roma, penso a Fabio Di Mauro, per esempio, nel Napoli, oltre a Kitz, se volessimo, ma un po' in tutte le squadre ci sono delle assenze. Italo si è già trasferito al Parma negli 8 iniziali. Gli altri, Di Mauro, Rapolla, Pellegrino, sono alcuni dei giocatori presenti nei 40 dell'asta, che non vi faccio vedere adesso, li vedrete proprio nel video che uscirà dedicato all'asta. Quello che vi chiedo adesso però è, sulla base di questi 8, secondo voi di cosa ha bisogno ogni squadra? Quindi potete raccontarmi nei commenti: la Roma secondo me ha bisogno di un difensore, l'Inter di un attaccante, quello che vi pare a voi. E soprattutto se sulla base di questi 8, secondo voi c'è già qualcuno che parte un pochino sopra nei valori, anche se, ripeto, abbiamo cercato per quanto possibile, almeno con questi 8, di tenere un equilibrio che verrà completamente stravolto all'asta. Dopo l'asta non voglio sentire equilibrio di qua, squilibrate di là, perché non esisterà più nulla. Sì, saranno squilibrate perché una sarà più forte e l'altra meno forte, ma dipende dalle squadre stesse. Quindi, signori, in bocca al lupo a tutti per la nuova stagione della YouTuber League, la 2024-2025. Noi, come sempre, daremo tutto per intrattenervi. Fatemi sapere che ne pensate delle novità, raccontatelo qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e aspettate che mi sbottono la camicia, perché vi devo dire, come al solito, never give up e alla prossima. Ciao!